Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip, bentornati in un nuovo episodio di Hearthstone. Siamo alla resa dei conti ad Alaran, finalmente Oh, abbiamo... Galakrond, siamo solo io e te ora. So che cosa devo fare. Galakrond? Questo sarà semplicemente la fine di Galakrond o la fine di tutto quanto, zero pressioni, vabbè, a lui. Un servitore nemico e le sue copie. Galakrond? Però siamo Rafa, il male supremo. Contro Galakrond. Ma perché siamo contro il nostro... Indistruttibile! Inarrestabile! Dove gli altri hanno fallito, io, Rafa, ti Ma perché deve sconfiggerò! distruggerlo? Non l'aveva domesticato, tipo. E poi perché io c'ho il lucky? Tuo servitore mi viene in gioco un tesoro del male. La che devo conservare da due mana. Proprio quello Mette che robobombe. cercavo. Finito. Ho capito, ma vabbè, ma le robobombe scoppiano lo stesso, no? E beh, 4, 3, 1, 3, 2. Sei troppo pericoloso, Galakrond. Io, Rafa, devo eliminarti. È bello essere un arciladro. No, 20 danni. Scusa, non vorrei giocarlo subito, però perché... No, sì, posso... Tre danni. Non hai alcuna speranza di vittoria. Aia. Il progenitore dei draghi. Va bene. Non sei Nel senso, non fa una piega, però. Riusciti i primi Sono quattro? No. Rafam! 20 danni. Con il giusto equipaggiamento si può affrontare qualunque boss da solo. Oh, Galakrond. Mi vedo immazzate qua, eh. Rinascete nelle Galakrond, mi fai piangere. O meglio, piangerei se avessi liquidi in corpo. Ah, rivengo un drago, Sulle aspetta. ali del male. Onyxia? No, provo Onyxia. Sette robobombe? Ah sì, robobombe. Abbastanza. Provo robobombe e mi piacciono. Rivengo un lacchè. Infliggo due danni. Vai. Ah, così, face. Aia. Come uno? Ma come uno? Oddio. Ah, super furia del vento, non può attaccare gli eroi, però, vedete. Va bene. Posso, per favore, far così? Tac, che più danni. Io non direi più 2 più 2. Pago questo. Questo adesso. Vabbè, questo ci sta adesso. Vai. Dai, per favore, qualcosa di interessante. No, niente. Spacca qualcosa dei due. Non puoi andare sempre a faccia. Niente. Non commetterlo. Ti seppellisco. Vai Galakrond. Care le mazzate però. Il vento, basta. Thank you. Serio? Ancora? Dai, vabbè, si sta riempiendo di mazzate però. E ce le sta dando anche noi però. Tagli.
E scusa? Vabbè, ho giocato un lacché, mette nella mia mano Abbiamo un un tasso lacché. di ricambio molto alto. Proprio per forza. No, ecco, esattamente. Questo servitore non tu. Va bene. Cos'è sta roba? Trasforma un drago con lo salto, va bene. Attacca tutti gli altri servitori! Ma non sopravviverà! Eh no! Questo non doveva trasformarsi in un corpo troppo debole. Ah, ok, adesso lo fa. Tardi. E adesso non attacca. Va bene. Onyxia. Che vuoi, anche se non invoco la roba. Ah, carino. Ah, ridai. Muore. Anni? Sta passando da solo. Grande. È così. Ok, ora è arrivato il momento di Onyxia. Abbiamo un draghetto Onyxia da. 20 danni. Osi sfidare la figlia della morte, ma sei scemo. 20 danni, 20 danni. Ma cos'è sta me? Cos'è? Oddio Galagron. Ciao. Tutto bello. Cos'è quella roba? Ma dai. Ok, abbiamo vinto con Rafam. Dai, che ci dai? Forza. Ah, scrutatore del caos, grido di battaglia, corrompi una carta giocabile nella mano dell'avversario. Ha un turno per giocarla, quello che abbiamo giocato noi praticamente. Non mi è dispiaciuta, era divertente. Allora, gran lacché, dopo che hai giocato un lacché, metti nella tua mano un lacché. Vabbè, un sacco di roba. Tempo debito. Tutti tremeranno di paura al solo sentire il nome Rafam! Archeologo supremo. E così Rafam, il più temuto cattivo di tutti i tempi, scomparve nelle ombre. Sì, sto narrando le mie stesse gesta. Io sono Rafam! E si deve un po' allenare, vabbè. Vabbè, ma è più divertente giocare con Rafam che con gli eroi comunque. Vabbè. Allora. Comunque ci tocca andare anche alla Lega degli Esploratori per... Posso? Ah no, ma proprio la figurina ti fa vedere, grande. È questa? Dalaran è una città occupata. Fa attenzione là dentro. I. Sono... Forza! In città! Un attimo. Dov'è Dino? Dividetevi e conquistate la città. Io andrò alla ricerca di Reno. Vabbè, andiamo a cercare Reno. Vai a cercare Reno, Elisa. Noi andiamo alla città. Paolo il caduto. Vabbè, l'abbiamo già capito. Contro Paolo! Ecco perché erano assieme. Ok. Paolo, sei davvero tu? Dino? No, deve esserci sotto qualcosa. Ok. Bla 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 bla. Cosa vuoi aspettarmi? Ok. Vai Dino, Paolo, scusa. Chi colpiamo oggi? Ti farò tornare il buon senso. Non è possibile. Deve essere un trucco. No, nessun trucco. Ehi Paolo,
Tutto bene? Non è possibile. Deve essere un trucco. Ma sei ripetitivo, però. Proprio come noi. Come faccio a sapere che sei tu? Potrebbe essere un altro trucco. Oh, ma di cosa sta parlando? Paolo, tu non sei così. Smettila di aiutare i cattivi. Non sono cattivi, sono solo incompresi, come me. Ah, sì? Vuoi un duello? E sia! No, devo togliere 4-1, raga, perché stanno facendo parecchio le palle in realtà e non mi piace. Eri scomparso! No, non sono scomparso! Tu sei scomparso! Nelle catacombe! Tu sei un paladino della luce! Proprio come me! Io ti capisco, Paolo! Siamo in buone mani. Ok. Pare. Palla di cannone! Ah, carino. La tua presenza. Basta. Allora, fermi un attimo. Qua. Segui le regole. Non sparare. Oh, la luce mi proteggerà. Non attacco più, basta. Tornatevene a casa. Sta finendo le carte, attenzione. Il problema è che questo adesso devo andarla a tirar via. Questo volevo... è l'ultimo avvertimento. La tua presenza. Mio figlio. Finito. Ok, posto? Fammi riprendere fiato. Ah, mi stai massacrando, vedete? Cose cattive. Ho aiutato a rubare questa città. Allora aiutami a riconquistarla, Paolo. Paolo. Ah, Paolo. Allora, caro mio Paolo, questa te la tiro via così. Quando ci avventurammo insieme nella giungla, sorridenti. Alla battaglia. Infatti. L'impurità non sarà tollerata. Carta è. Metti nella tua mano 5 carte del paladino. Sono un po' sgravata. Ah, ma ce l'abbiamo anche noi. Ora. Va bene. L'impurità non sarà tollerata. No, ce l'abbiamo anche noi, sì. Aia. E 3, 5, 7. Questo è l'ultimo avvertimento. Alla battaglia. No! Ah, ma c'è anche lui la taglia liane lì. Please. È contato, Paolo? Paolo? È contato? Paolo non ha contato. No. Tu mi disgusti. Alla battaglia. Non hai contato, Paolo? Porca c'è la miseria, non hai contato. Ti farò tornare il buon senso. Quel colpo! Conosco quel colpo! Paolo, ascoltami! Non ti farò più del male! Se l'hai ammazzato! Dino, sei davvero tu! Mi dispiace! Ah, sì? Accogli di nuovo la luce, Paolo! Possiamo tornare a essere fratelli! Basta! Sono accoppiati! Visto! Mamma mia, che sconcezza! Allora... facciamo l'altra. Ah, la loco supremo. Vai. Cosa ci ha dato? Ah, colpo bot, rinascita 2-2. Grande, bello, mi piace. Che abbiamo qua? Elisa,
abbiamo riconquistato la conquistato la banca. Ma Reno è ancora intrappolato nella fortezza violacea. Va bene. Sì. E lui cerca di far evadere Reno dalla fortezza violacea. Quindi abbiamo evoca una candela vivente 1-1. Vai. Cobaldo, il cavalcaci. Basta. Oddio. Cavalca. Contro Re Cobaldo. Cavalca. Ah, ma ci abbiamo Elise proprio. Reno, sei vivo. Tranquillo, ti tirerò fuori da lì. No, non c'è. Che cos'è questo odore? Avventurieri? Qui? Avventurieri? Ah, avventurieri. Elise, sono qui dentro. Finito. Ciao. Che ci fai lì? Tieni uno degli animali dopo che... Va bene. Perché 4-12? Vabbè. Ah, ma turni rimasti l'evasione 5. È un po' come la vecchia avventura. Non prendere, prigioniero. Lui ottimo prigioniero. Hai portato un panino o qualcosa di simile? Sto morendo di fame. Non mi sembra questo il momento. Mamma mia, sei scemo. Allora... Scegliene una da pescare. No, non scelgo niente da pescare. Evoco un 3-2-2 quasi quasi. Sì, sì, sì. Vai. Ui, candela, candela, candela. Prendi la candela. Non lo sopporta. Io prendere candela. Tu non prendere candela. Vediamo che la missione secondaria, visto che dovevamo metterla prima, tanto prima. Ma sì, ho capito, ma se fa sto lavoro qua è una rottura di palle, scusatemi. Voglio dire... Finito. No, prendere candela. Giù candela. Mia candela. Ora prendere candela. Ah, ma perché adesso ne ha due, vedete? Preso. Sei al sicuro. Sì. Vabbè, ma dopo Reno viene fuori, no? Appena in tempo. Sì, ma creperai, tranquillo. Appena in tempo per un po' di magia. Oddio, no. Hai giocato una magia. Rinvini la carta perfetta. Puoi rimettere l'idea perfetta nel mazzo. La carta perfetta sarebbe questa. Evoca tre di confortività, va bene. Cosa dobbiamo cacciare? Porca miseria, 8 a un nemico e 5 agli altri nemici. Serio? Io riparare luccicoso. Brava candela, brava candela. A fare compagnia ai pesci. Addio. Cioè, nel senso... Ci penso. Vabbè. Grande Liz. Ok. Sto troppo veloce, mi sa. Vabbè. Io prima, ragazzi, troppo lento. Adesso troppo... Comunque, mana fiera in fuga, furtività quando attacca fornisce un cristallo di mana solo per questo turno, una bestia, ok, ricompensa. Per chi trionferà dei ceri della gombra, non lo so, però adesso abbiamo l'ultimo. Che è? Riconquistate la città, a Rafam ci penso io. Oh no, ci pensa lui. Ok, allora visto che ci pensa lui, noi ci vediamo al prossimo episodio. Perché penso che sarà un disastro totale.
E è un eroe molto cattivo e un drago molto 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 grande, quindi non riusciamo a farlo in questo episodio. Potrebbe passivo invoca Galo 5. Ok, per completare il rituale, quindi verrà fuori, no? Come abbiamo fatto noi. E sarà un delirio. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti per essere stati con me. Noi ci vediamo alla prossima. Ricordate like, commenti e condivisioni qui sul canale. Se volete sotto il link in descrizione ci sono i vari gruppi. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.